Con un gol di Antonazzo all'ultimo secondo, la Casertana sbanca il Tursi di Martina Franca, balzando al secondo posto in classifica, un successo frutto della determinazione di una squadra lanciatissima verso la Lega Pro Unica. Partenza vemente dei Biancazzurri che provano ad imporre il proprio ritmo alla gara, ma l'ardore pugliese dura qualche minuto, giusto il tempo di prendere le contromisure. Il primo tentativo è di Cruciani che al tredicesimo provo con un destro a giro, bloccato facilmente da Modesti. Improvvisamente Alvino si fa prendere da un raptus e colpisce Salustri a gioco fermo. Rosso diretto e Casertana in dieci per i ristanti minuti. Ma gli ospiti non danno segni di cedimento e continuano a fare la partita. Una conclusione di Mancino spaventi i suoi vecchi tifosi, sfera alta di un metro. A questo punto il match cambia con il Martina che non riesce a sfondare. La Casertana controlla fino all'intervallo. Nella ripresa ci si attende il forcing pugliese e invece dopo otto minuti secondo giallo a De Martino e parità numerica ristabilita. Un attimo dopo incursione dalla sinistra di Bruno che ci prova, il portiere non impeccabile e si salva in due tempi. La gara scivola via senza emozioni fino al minuto 82, quando il nuovo entrato Rocchi raccoglie una punizione di arciodiacono. Ftira botta sicura, ma Ida si mole e salva. Sulla ribattuta ci riprova e Fumagalli gli nega un gol praticamente fatto. La sfera resta in aria, carambola a fil di palo, graziando la difesa avversaria. A questo punto i campani potrebbero accontentarsi del pari, ma continuano a spingere. In pieno recupero Bacleco stringe al grande intervento l'estremo difensore. Non è finita poiché una punizione di Cruciani viene prolungata da Ida. Antonazzo solo soletto in aria e il difensore Tarantino appoggia comodamente in rete per la gioia dei tifosi al seguito. Un istante dopo Rassia fischia la fine e i falchetti inanellano il sedicesimo risultato utile consecutivo. La vetta è davvero a portata di mano. Beh sì è stata una partita sofferta perché non è facile... Dopo 20 minuti giocare un uomo in meno in un campo pesante, una squadra che aveva bisogno di punti per tirarsi fuori da, dalla salvezza, quindi è stata una partita difficile, sofferta, ma che alla fine ha vinto la squadra che ci ha creduto di più secondo il mio punto di vista. Quindi merito a questa Casertana, merito a questo gruppo. Merito a tutti, perché quando si fanno 16 risultati di fila vuol dire che si sta facendo un lavoro straordinario. Secondo il mio punto di vista, quindi va solo fatto un applauso a tutti: società, allenatore, eh, tutti, tutto lo staff. Quindi anche oggi abbiamo dimostrato di avere un grande gruppo. Eh, quindi c'è solo da, da continuare su questa striscia positiva, che è una striscia, ripeto importantissima, quindi abbiamo una doppietta in casa adesso con Ischia e Sorrento, due derby non facili, però oggi è stata una, una vittoria, valgono sei punti, questa è una vittoria che vale sei punti secondo il mio punto di vista, anche perché ci avviciniamo dove ci compete, qui, lassù, eh, quindi miriamo, miriamo a migliorare ancora la nostra classifica. Nicola Mancino, una casertana davvero eroica, oggi è stata una partita un po' strana, siete finiti in 10, poi loro hanno subito quell'espulsione di De Martino, la potevate perdere, alla fine l'avete vinta. Sì, è, una partita, è stata una partita difficile, dopo 10 minuti abbiamo giocato in 10, però abbiamo fatto sempre la partita a noi, anche in 10 abbiamo sostenuto bene il Martina. Poi sì, loro hanno avuto un'occasione alla fine, però sinceramente tutto sommato eh, meritato questo, questa vittoria. Dai. È una vittoria che vi avvicina ulteriormente all'obiettivo finale, ma è una vittoria che forse vale doppio. Sì, questa è una vittoria che, che vale doppio, perché giocando in 10, poi abbiamo due partite in casa e cercando di fare il risultato pieno. Il nostro obiettivo è di arrivare primo, abbiamo de sempre detto, nei primi tre. Poi adesso giochiamo due partite in casa e dobbiamo cercare di fare sei punti. Eh, sì, è un punteggio oggi importantissimo per noi e eh, per la classifica, eh, guardiamo avanti eh, giorno dopo giorno. Dai. Alla fine, grande festa eh, con i tifosi perché vi hanno seguito anche una trasferta così lontana, una Casertana che quest'anno davvero è super. Sì, noi questa vittoria la dedichiamo ai tifosi, a noi stessi, perché i tifosi vengono dappertutto e veramente complimenti ai nostri tifosi. Torna a sorridere il Marcianissi che con un gol per tempo batte il Manfredonia consolidando il primato in classifica. Successo prezioso che cancella la brutta prova di Vico. Prepartita a Marcord con D'Ambrosio salutato dai suoi vecchi tifosi. Poi si inizia. Padroni di casa, subito pericolosi, con Citro che si libera di tre avversari, tira e Maggi si distingue con un super intervento. Dal calcio d'angolo nasce una nuova occasione. Palla Iadaresta che si gira, stavolta Maggi non è perfetto, la sfera gli scivola dalle mani alzandosi sulla traversa. Al tredicesimo, discesa importante di Conte, palla che arriva a Citro, in aria pericoloso il suo tiro, che però vede ancora il portiere protagonista. In chiusura di tempo Temponi ripiega verso Conte che mette un grosso al bacio perfetto in aria dove Citro al volo gira rasoterra bucando Maggi. A ritorno in campo ancora Marcianise protagonista. Conte dalla destra trova Verdone in aria ma il suo destro al volo si alza di poco sulla traversa. Poi bella discesa di Verdone che sulla sinistra dà la palla a Citro in girata all'attaccante sfiora il raddoppio. 2-0 che è questione di minuti. Ancora lui, Citro, Lancia e Adresta, aggancio a seguire e destro secco, partite in ghiaccio. Il Marcianise porta a casa una vittoria non facile e resta prima della classe nel girone H. Il Marcianise è tornato alla vittoria, soprattutto è tornato ad essere Marcianise e Pasquale Adresta è tornato al gol. Diciamo che la cosa più importante oggi è, era dare una risposta prima di tutto a noi stessi che Magari questo momento in cui i risultati non ci davano ragione, forse anche le prestazioni. Eh, L'importante era dare una risposta. Penso che oggi sia stata data. Sono felice soprattutto per il gruppo e anche personalmente perché era un periodo un po' sfortunato. Ora, questo è solo l'inizio: perché da oggi inizia un altro campionato e faremo di tutto per far sì che questa posizione eh, che abbiamo guadagnato non sia solo. Un fatto temporaneo, ma possa durare più a lungo possibile. Oggi i ragazzi hanno fatto una prestazione superlativa. Il 2-0, secondo me, ci sta anche stretto per la mole di gioco e le occasioni che abbiamo avuto. Uh, si è ritornati perché, comunque, a vincere e a giocare bene. Perché in settimana abbiamo lavorato soprattutto sulla testa, uh, abbiamo strappato tutte le classifiche che avevamo stampate, affisse in bacheca perché è la classifica quella che è, ha cominciato a creare tensione a questa squadra, ha cominciato a farla giocare male, preoccupata, ansiosa. Noi non dobbiamo guardare la classifica, noi dobbiamo giocare tutte le partite come se fossero la finale di Champions e basta, poi a, a fine anno tiriamo la riga, quello che, che viene ce lo prendiamo. Antonio, possiamo dire che la chiave del match sia stato il trovare il gol a fine primo tempo? Perché comunque nonostante avessimo avuto il predominio del gioco, nonostante avessimo avuto tante palle gol con lo stesso Cidro e Pasquale da Teresa che hanno sfidato il gol più volte, è stato fondamentale andare a riposo sull'1-0? Guarda, è stato fondamentale trovare il gol, è fondamentale, perché alcune volte magari quando lo prendi e vai a riposo sull'1-0 alcune volte pensi anche che il più sia fatto entri in campo magari un pochettino più rilassato cercando di gestire il risultato e magari il gol lo prendi è stato importante perché è arrivato ma che sia arrivato all'ultimo minuto o cinque minuti prima poco cambiava io ti dico la verità i ragazzi stavano giocando bene qualora fosse finito 0-0 il primo tempo credo che comunque il secondo tempo avremmo comunque continuato a premere come abbiamo fatto per i primi 45 minuti di gioco L'Exton Volley Bollaversa è l'unica squadra in Italia tra quelle in vetta e gironi di serie B2 a chiudere il girone d'andata in battuta. Un record maturato grazie alla vittoria sulla BCC Leverano, sconfitta 3-1 al Palaiacazzi nella gara valida per la tredicesima ultima d'andata del girone G del campionato di serie B2 maschile di pallavolo. Un record nel record cui si aggiunge naturalmente il primato in classifica con 33 punti, a più 6 sulla seconda natura all'Energie Lago Nigro, che decreta la squadra del presidente di Meo campionato. D'inverno. Eppure non è stato facile per i normanni superare i pugliesi che, dopo il primo set vinto 24-26 vantaggi, hanno subito il ritorno del sestetto di Coach Nappa che, nella seconda frazione di gara, è riuscito a staccare gli avversari nel finale dopo un punto a punto serrato, siglando il 25-23 con un bloccato di chalot. Determinante il terzo set nel corso del quale la Exxon volleyball Versa ha iniziato a macinare punti dopo il secondo time out tecnico, fissato da un punto di Giacobelli per staccare poi la BCC. Leverano nel finale chiudendo sul 25-19 con un punto di Di Giorgio valso il 2-1. Determinante nel quarto ed ultimo set il gioco di squadra, le sortite centrali di Falanga, prezioso a muro sull'opposto pugliese orefice, il cui attacco in rete ha chiuso il match sul 25-23 e 3-1 per la Exxon volleyball Aversa che riscalda l'atmosfera in un Palaiacazzi che domenica prossima con fischio d'inizio sempre alle 18 ospiterà il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Natura Energia e Lago Negro, vincitrice 3-0 all'andata. Per superare il turno ed accedere alla Final Four nazionale la squadra del presidente Di Meo dovrà vincere con lo stesso risultato avendo così la possibilità di disputare il quarto e decisivo set spareggio tra le muramiche. Cucinappa. Ci sono momenti in cui non ci sono parole, in questo bisogna averle per forza perché girone d'andata concluso al primo posto. Squadra imbattuta, ancora un gioco in Coppa Italia. Un primo piccolo bilancio dopo questa partita con Leverano si può fare. Sì, ma quanta fatica! Avrò perso un paio d'anni, forse è meglio se li perdo. No, sì, è una, penso sia un risultato, a prescindere anche da quello che possa essere la gara di oggi. Io penso che fare 12 partite consecutive vinte più eh, qualche partita in coppa, mh, penso che non si può che elogiare tutta la squadra, i giocatori, la società, eh, io non l'ho mai fatto, ma anche il sudore che, si, che Luigi Bracciano mettiamo, mettiamo in questo palazzetto e in, que, e in questa palestra, per cui c'è solo da elogiare. Da, eh, da aiutare ancora di più questa squadra. Fino ad ora va tutto come volevi e tutto come lo avevi pre preventivato, questo significa che ci hai visto giusto e hai lavorato alla grande. Sì, mi hanno preso infatti più di una volta, mi hanno preso per mitomane, mi hanno detto che io sono una persona che, che fa proclami senza avere le certezze. Io ero convinto che questa squadra poteva arrivare dove è in questo momento, così come sono anche convinto che l'anno prossimo questa squadra sicuramente se andremo in Serie B1, cosa che io eh, ne sono certo. Quindi scaramanticamente diciamo, ci mettiamo quel sì, eh, io sono convinto che anche l'anno prossimo, infatti già stiamo lavorando come società per l'anno prossimo per rinforzare eventualmente la Rosa, quindi io ci credo in questo progetto, ci credo fortemente. Eh, ci credo con, eh, perché sono tutte le mie forze eh, che sono state messe in campo, quindi quando uno eh, sa eh, di quello che può fare, di quello che può avere, delle risposte, delle sollecitazioni, degli sponsor, della gente che si avvicina, stiamo cercando di allargare la società per avere anche più risorse economiche da questo punto di vista, significa che stiamo parlando di un progetto vincente, quindi il nostro sicuramente è un progetto vincente biennale. Io sono convinto, ecco lo ripeto a scanso di ogni equivoco, che noi fra due anni ci troveremo qui a parlare per qualche partita di Serie 2. E la diciassettesima giornata di campionato in Lega A dell'Agnello torna al palamaggio da avversario alla guida tecnica della VL Pesaro è un pomeriggio a Marcord perché con lui al palazzo ci sono anche Franco Marcelletti e Nando Gentile, artefici dello storico scudetto. Dordei e soprattutto Perry Petti, le novità nel roster pesarese caserta invece accoglie Isley per la prima gara, Casalinga a sbloccare il tabellino è proprio il pivot bianconero ma le repliche di Petti, Turner e soprattutto Anosiche obbligano Coach Molina al primo time out. Anna è in difficoltà e allora le chiavi della regia passano a Marco Mordè il risultato si vede: il capitano mette ordine e firma anche la bomba. Tommasini lo imita dall'arco e la Juve torna in vantaggio. Il primo quarto termina 18-15 con l'inchiodata di Scott. La partita prosegue punto a punto e sul parquet si rivede anche Marzaioli complice, l'assenza di Vitali per influenza. Pesaro mette la freccia e passa con le triple di Musso e Petti, Molina deve chiamare ancora time out per tamponare l'emorragia. È sempre mordente a suonare la carica, ma Petti e danosi che trascinano gli ospiti fino al più 6. Brooks e Tommasini accorciano mentre Johnson non fallisce dalla distanza lunga. Non una juve brillante nel primo tempo, all'intervallo si va sul 40-45. Al rientro dagli spogliatori c'è ancora un po' di confusione nella costruzione del gioco casertano. Nel momento di maggior difficoltà è decisivo l'apporto degli italiani. Tommasini e Mordente ricuciano lo strappo. Poi si risveglia Anna, che prima realizza in sospensione, e poi regala l'assist a Disley per la schiacciata del 48-49. Ad acciuffare la parità a quota 51 e Jeff Brooks, bravo a colpire dai 6,75 metri. La Scaurini non demorde, anzi, i missili in successione di Musso e Johnson preoccupano il pubblico di Castelmorrone. Ma è Anna a togliere le castagne dal fuoco. Partita di enormi alti e bassi, quella del play casertano decisamente più incisivo nella seconda metà dell'incontro. Preziosa la partita di Carlton Scott, fondamentale nel pitturato. Il terzo quarto viene stravinto dalla Juve, che fa della difesa il miglior attacco. La grinta Casertana è l'arma in più. La vasta reggia registra il massimo vantaggio su più 11. Isleva in doppia doppia, mentre un immenso Tommasini riesce a trascinare i compagni in fase realizzativa. A fine gara saranno 17 le marcature personali. Va tutto bene alla Juve anche se nel finale volano falli tecnici che rischiano di rovinare la festa bianconera. Festa che invece esplode alla schiacciata di Isley. La tripla di Anna scrive sul tabellone la cifra rotonda: Termina 188. Bene così, ma quanta fatica.